Con noi ci sono le tre punte, cosiddette tre punte della lista Tutti per l'Aquila, che sosterrà Giorgio De Matteis nella sua corsa verso la fascia tricolore dell'Aquila alle prossime elezioni. Emidio Succitti di Rialzi d'Abruzzo, buonasera. Buonasera. Giuliana Vespa, Movimento Città Nuove. Buonasera. Carla Mannetti, Progetto L'Aquila, Circolo. Buonasera. Progetto L'Aquila, buonasera. Allora, una prima domanda: cosa ha portato questa confluenza di tre elementi diversi in un'unica lista? Beh, abbiamo tutti quanti insieme deciso di appoggiare la candidatura di Giorgio De Matteis e quindi siamo confluiti in questo movimento civico, in questa lista civica che si chiama Tutti per l'Aquila. Siamo tre anime che vengono più o meno dalla stessa esperienza politica, abbiamo condiviso parti di programma che poi sono state recepite da Giorgio De Matteis e dal cartello L'Aquila Città Aperta, e da qui è nata questa esperienza. Non avete il timore di essere etichettati solo come i ribelli del PDL che non hanno voluto seguire la strada complicata di questo partito? Noi ci siamo schierati da tempo, già da quasi un anno insomma avevamo espresso favore per la candidatura di Giorgio De Matteis. Il PDL ha deciso di seguire un'altra strada, noi abbiamo seguito questa strada e ne siamo fieri, perché questa campagna elettorale è stata una campagna elettorale veramente unica. Devo dire che Giorgio De Matteis è stato bravo a fare squadra sulla sua persona, a mettere insieme una serie di soggetti diversi che però hanno lavorato uniti con un unico interesse, che è quello della salvaguardia e della ricostruzione della nostra città, e quindi speriamo che i risultati siano estremamente positivi. Giuliana Vespa, quali sono i vostri contributi al programma del progetto L'Aquila Città Aperta? Fondamentalmente, come Città Nuove, ci sono due temi che per noi sono fondamentali, che sono il sociale e la famiglia. Oggi, di oggi, la notizia che De Matteis ha recepito e quindi inserirà nel suo programma il quoziente familiare, che per noi è importantissimo. Teniamo molto al sociale, quindi questo aspetto nel programma De Matteis per noi era importante, quindi è stato un motivo in più per scegliere Giorgio De Matteis come candidato. La vostra politica comunque è fortemente alternativa a quella dell'amministrazione uscente guidata da Massimo Cialente? Sì, decisamente sì, perché secondo noi questa amministrazione non ha fatto nulla. Non ha fatto nulla, per quanto poi sia ingannevole oggi, ancor di più secondo noi è un'offesa verso i cittadini aquilani, tutto questo diciamo movimento che elettorale, che poi siccome gli aquilani non sono stupidi, è chiaramente ed è evidente che sono degli spot elettorali, però usano le strade, usano i marciapiedi, hanno fatto passare per inaugurazione una riconsegna dei lavori come quella del mercato di Piazza d'Armi, e questo noi lo riteniamo un'offesa ai cittadini. È un'amministrazione secondo noi carente, che non ha fatto nulla nei due anni, perché il primo anno lo posso assolvere, nei due anni post sisma, e quindi penso che sia il caso che lui vada a casa nel primo tempo possibile. Succitti, le tre punte, come abbiamo detto, di questo schieramento non sono candidate come consiglieri comunali, perché? È stata una scelta, abbiamo stabilito all'inizio, proprio come principio animatore di questa lista, il fatto di far mettere la faccia a cittadini che finora non hanno avuto nulla a che fare con la politica attiva, sebbene siano persone che comunque si sono impegnate molto nel sociale, nell'ambito sia della ricostruzione, nei periodi primissimi dell'emergenza, e vogliamo dare abbiamo voluto dimostrare che la politica deve avere un cambiamento ispirato, dopo il fallimento soprattutto visibilissimo a tutti dei partiti, fare uno schieramento. Abbiamo aderito allo schieramento di Giorgio con uno spirito di libertà che ci ha portato veramente a fare le nostre scelte in una maniera assolutamente distaccata da quelli che potevano essere tutti i ragionamenti partitici che oggi veramente hanno fatto il tempo che trova e lasceranno il tempo che trova. Certo, se ci sarà ballottaggio sarete voi i pontieri che avranno il compito di recuperare il PDL? No, noi faremo di tutto perché anime del PDL, ma lo faremo già da te, lo stiamo già facendo. Il voto del PDL per noi è un voto perso, nel senso cerchiamo di convincere le persone che è meglio una persona che un simbolo, è meglio Giorgio De Matteis che una bandiera di un partito che ormai di fatto non esiste più, per cui non potrà essere che il prosieguo del nostro lavoro attuale.
Però ecco, l'obiezione è che Giorgio Mattes non possa vincere senza i voti di chi è PDellino proprio, di come radice, diciamo. Questo sì, ma confidiamo nel buon senso degli aquilani. L'elettore oggi è un elettore sicuramente molto più attento, forse anche sensibilizzato da quanto accaduto, e siamo convinti che saprà fare le giuste scelte. Grazie.